C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla sua linterna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di giocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Da domani sarò triste, da domani, ma oggi sarò contento. A che serve essere tristi? A che serve? Perché soffio un vento cattivo? Perché dovrei dolermi oggi del domani? Forse il domani è buono, forse il domani è chiaro, forse domani splenderà ancora il sole e non vi sarà ragione di tristezza. Da domani sarò triste, da domani, ma oggi sarò contento e ad ogni amaro giorno dirò: da domani sarà triste, oggi no. Poesia di un ragazzo trovata in un ghetto nel 1941. Questi ricordi non sono semplici indumenti, qualcosa di cui ci si può spogliare e mettere nell'armadio. Sono incisi nella nostra pelle, non possiamo liberarcene. Trudi Birger. Anna, le nuvole si dispelgono. Comincia a splendere il sole, poi usciremo dall'oscurità verso la luce. Vivremo in un mondo nuovo in cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro avidità, del loro odio, della loro brutalità. Guarda il cielo, Anna, l'animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare sull'arcobaleno. Guarda il cielo, Anna, guarda il cielo. Finale del discorso. Il grande dittatore Cerlin. La mamma le diceva: Arrivi, i bambini devono dormire, hanno bisogno di sognare per crescere forti e tranquilli. Io non voglio sognare. Se chiudo gli occhi, vedo i tedeschi coi grandi stivali che vogliono farmi del male. E poi ci sono gli urli e questi rumori terribili. Tratto da L'Ebano cresceva da Auschwitz di Mimma Paulesu. Ma qui non era prevista nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto, tratto da Pavel Friedman, morta a Terezin. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Se questo è un uomo, Primo Levi. Forse quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere. Perché comprendere è quasi giustificare, Primo Levi. Con nostro grande dolore e con grande indignazione abbiamo appreso che l'atteggiamento di molta gente di fronte a noi altri ebrei è molto cambiato.
Abbiamo detto che l'antisemitismo è penetrato in ambienti dove prima non ci si pensava nemmeno. La causa di questo antisemitismo è comprensibile, talvolta è perfino umana, ma non è giusta. È triste, è molto triste, per l'ennesima volta si confermi il vecchio principio: se un cristiano compie una cattiva azione, la responsabilità è soltanto la sua. Se un ebreo compie una cattiva azione, la colpa ricade su tutti gli ebrei. Anna Frank, del suo diario. Pesanti ruote ci sfiorano da fronte e scavano un solco nella nostra memoria. Da troppo tempo siamo una schiera di maledetti che vuole stringere le tempie dei suoi figli con le bende della città. 4 anni dietro una palude, in attesa che rompa un'acqua pura. Ma le acque dei fiumi scorrono in altri letti, sì che tu muoia o che tu viva. Tratto da una delle poesie dei bambini di Terzi. Nel lager ho sentito con molta forza il pudore violato, il disprezzo dei nazisti maschi verso donne umiliate. Non credo assolutamente che gli uomini provassero la stessa cosa. Qualunque delinquente comune aveva diritto di vita e di morte su noi donne ebree, generatrici di un popolo odioso. E tuttavia, non di questo, allora non eravamo consapevoli. Sapevamo la sopraffazione, la vergogna, la brutale umiliazione che ci spogliava della nostra umanità e con essa anche della nostra femminilità. Liliana Segre, deportata nel lager femminile di Birkenau all'età di 13 anni. Per non dimenticare, un giorno fummi presi da uomini di ghiaccio e portati lontano dal sole. Non è un frammento di luce, lasciarono nei nostri cuori in silenzio. Camminavamo i nostri sogni e fu così che diventammo dei numeri, delle ombre, mucchi di tenebre. Poi, leggeri leggeri, uscimmo da alti camini. Non dimentichiamo di Yolanda Restano. La lacrima che lascia la guancia bagnata non deve essere dimenticata. Il dolore che lascia il corpo sfregiato non deve essere dimenticato. Le baracche, il freddo, i corpi denutriti non devono essere dimenticati. Gli occhi dei bambini, le grida, i silenzi, i volti oltre i fili spinati non devono essere dimenticati. Perché se dimentichiamo questo dolore, se chiudiamo occhi e orecchie al dolente ricordo, rischiamo che l'orrore possa ripetersi. C'è chi colleziona farfalle e chi colleziona medaglie, chi denaro, chi francobolli. C'è chi costruisce armi, chi le usa, chi lavora se c'è lavoro. C'è chi si perde dietro un amore, vincendo una vita. C'è il mare, c'è la montagna, l'aria sa di ginestra, le stanze di pulito. C'è di tutto è tuo. Non sei mai stata tanto ricca e così sola. Nascere per caso, nascere donna, nascere povera, nascere ebrea, è troppo in una sola vita. Tratto da In difesa dal padre di Edith Bruck.